Scusa, scusa, sono stata io. Tess. Dai, stai vicino a me. È un vecchio museo. Queste cose hanno centinaia di anni. Davvero? Ok, occhi alla testa. Via, 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 via! Merda! Joel! Sono vivo. Trovo il modo di arrivare. Arrivano! Tess! Corri! Yeah!
Era un pelo davvero. Tess, tutto a posto? Solo un po' di fiatone. Di qua, arriveremo sul tetto. Troviamo come andare di là. Ecco. È quello l'edificio. Indietro. Ok, fai attenzione a dove metti i piedi, sarà un po'... Beh, è tutto come te lo aspettavi? Non ho ancora un verdetto. Certo che la vista è spettacolare. Andiamo, di qua. Ehi, sbrighiamoci. Ci siamo quasi. Non distrarti. Sì, signora. È dietro l'angolo, forza. Proseguiamo, ragazzina. Guarda qui. C'è il simbolo delle luci sul suo braccio. E se arriviamo laggiù e sono tutti morti? Non lo sono. Come fai a saperlo? Lo so e basta. Ascolta, andrà tutto bene. Ok. Deve andar bene. Su e di là. Ecco, ci siamo. Ci siamo quasi, Tess. Guarda, sembra bassa sul lato destro. Seguimi.
Sono felice che Marlene ti abbia ingaggiati. Che intendi? So che verrete pagati per quello. Mi posso ringraziare. Sì, certo. No. No, no! E ora che facciamo? Che stai facendo, Tess? Magari c'è... avevano una mappa o qualcosa che ci dica dove andare. Fino a che punto dobbiamo arrivare? Fino a dove serve arrivare. Dov'era il loro laboratorio? Oh, non l'ha mai detto, so solo che si trova da qualche parte a ovest. Che ci facciamo qui? Questo non è da noi. Che ne sai di noi? Dimmi. So che sei meglio di tutto questo. Ah, sì? Sai una cosa? Siamo persone di merda, Joel. È da molto no, tempo ormai. No, siamo sopravvissuti. Stavolta possiamo... È finita, Tess! Ci abbiamo provato. Ora andiamo a casa. No, io... non vado da nessuna parte. Questa è la mia ultima tappa. Cosa? La fortuna doveva finire prima o poi. Ma di che cavolo stai... No, no! Non toccarmi. Oh, Cristo. È infetta. Joy. Fammi vedere. Non volevo. Fammi vedere. Oh, Cristo. Oh. Ops, giusto? Dammi il braccio. Questo ha 3 settimane. Mi hanno morso un'ora fa ed è già peggiorato. Cazzo, questo è tutto vero, Joel. Devi portare la ragazza da Tommy. Faceva parte di questa squadra, saprà dove andare. No, 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 quella era la tua crociata. E io non la porterò avanti. Sì, lo farai, senti. Dovrei pur sentire degli obblighi nei miei confronti. E questa volta è diverso, quindi portala da Tommy. Merda. Sono qui. Porca. Posso farvi guadagnare tempo, ma dovete correre. Cosa? Vorresti che ti lasciassimo qui? Sì. Non ti lascio sola per... Io non mi trasformo in uno di quei cosi. Ti prego. Rendimi le cose facili. Posso farcela. No, vai e basta! Vai via, cazzo. Ellie. Mi spiace, io non volevo andasse così. Datti una mossa. Sappiamo che siete lì. Gettate le armi e venite fuori con le mani alzate. Ma che cazzo? Non posso credere che l'abbiamo fatto. Basta. L'abbiamo lasciata morire. Basta. Stammi vicina, dobbiamo muoverci. Oh, cavolo. Andiamo di sopra. Da lì forse potremo uscire. Avanti, basta. Bastardo neutralizzato. Tu, abbatti la porta. Tu, con me. Signor Fee! Siamo dentro! Procedete con cautela. Tess! Ci sono almeno altri 2 di loro qua dentro. Saranno qui molto presto. Ah.
cazzo! Che facciamo? Joel! Provo io. Cazzo. Do un'occhiata qui intorno. Tu, guarda nel corridoio. Dove cazzo sono andati? Giù la testa. Sei più che morto. Sei morto, stronzo! Ok, è lì, forza. Per un pelo. Stai con me, forza. Che facciamo? Joel, come usciamo? Ok, dobbiamo passare dal salone. Sta giù, non so quanti altri ce ne siano. Bersaglio. Prendete le posizioni! Una pistola!
Uomo a terra! Il perimetro! Stai giù. Come fai a respirare in mezzo a questa roba? Non ti stavo mettendo. Li hai visti? No, il posto è vuoto. Io non ho visto niente. Controllo questa zona. Guarda là sotto.
Forza, fai un solo errore. Merda, non sparare! Paga questo! Oh, merda! Io non so nuotare. Troveremo una soluzione.
Ellie? Ehi, guarda! Funziona ancora! C'è una scala. Forse possiamo usare quella. Davvero? Ellie. Ok. Fai attenzione. Tengo. Ehi, andiamocene. Ehi, senti, riguardo a Tess, non so nemmeno cosa... Ascolta, ecco come funziona. Tu non parli più di Tess, mai più. Anzi, facciamo che non parliamo più delle nostre storie. E secondo, non parlare a nessuno della tua condizione. Penseranno che sei pazza o vorranno ucciderti. Infine, tu fai quello che dico, quando lo dico. È tutto chiaro? Certo. Ripeti? Faccio quello che dici. Bene. C'è una città qualche miglia a nord di qui. Lì c'è uno che mi deve dei favori. È possibile che ci trovi un'auto. Ok. Dai, andiamo. E andiamo. Sì, faremo prima da questa parte. Accidenti. Cosa? Niente, solo che... non ho mai visto niente del genere, ecco. Parli del bosco? Sì. Non ho mai camminato in un bosco. È fico.